Bella a tutti, raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, se vedete che sto con la stessa maglietta è perché sto registrando subito dopo il video di Nandez. Il video di Nandez uscirà quello che per me è oggi, quindi non mi ricordo manco il giorno. 22 luglio, giovedì 22 luglio. Questo di Trivaldelli, non ho idea di quando uscirà. Comunque, di chi parliamo? L'ho spoilerato. Trivaldelli. Ecco, Trivaldelli è un altro che a me personalmente fa letteralmente arrabbiare. Voglio imparare ad usare termini non troppo puerili, imparare ad edulcorare le parole, quindi diciamo che mi fa molto arrabbiare quella che è stata la gestione di Trivaldelli. Allora, quest'anno, se vogliamo dire che abbiamo avuto un terzino sinistro in stato di grazia, diciamolo, anche se secondo me non corrisponde benissimo a realtà questa cosa. È chiaro, ha fatto 4-5 gol, quant'è, 3-4 assist, ma definire Ligo Giannis in stato di grazia ce ne vuole, perché tolti i gol è stata la stessa stagione di sempre di Ligo Giannis, specialmente a livello difensivo. Però ok. Io personalmente puntavo molto su Trivaldelli, ci puntavo tantissimo, perché speravo un po' che venisse spodestato Ligo, che nonostante ogni anno dicessimo sempre le stesse cose su Ligo Giannis, ovvero che era un giocatore che era molto limitato, che era lento, non sapeva crossare e a difendere, appunto, non era proprio chissà che, era sempre il titolare. Io personalmente avevo un'ancora di salvezza in Alessandro, speravo che potesse spodestare Ligo, e piano piano, perché comunque è un giovane, io speravo che potesse acquisire le capacità per giocare, perché rimaniamo sempre lì. Se tu un giovane non lo fai giocare, non puoi aspettare che si formi soltanto con le serie minori. Non puoi pensare che un giocatore si formi se tu non lo fai formare, perché l'allenamento aiuta, certo, ma non è tutto l'allenamento, c'è anche la partita in sé e tu devi farlo giocare, giocare, giocare e giocare. Se vedi che non fa per lui, lo prendi e lo presti. Ma Trivaldelli non credo abbia giocato partite a sufficienza per poter essere giudicato in maniera tale. Io adesso vado così, senza che voi lo vediate, però voglio andare a vedere quante partite ha disputato Trivaldelli con il Cagliari. E poi parleremo delle cifre. Tra l'altro, 22 anni, un pischelletto. È veramente un pischelletto. Ha disputato 12 partite. No, 12 partite in Serie A. Aspetta, fammi vedere il rendimento per stagione, scusate. Ha disputato 10 partite in Serie A con il Cagliari, 3 in Coppa Italia, vi faccio vedere che non sto mentendo a sto punto. 10 partite in Serie A con il Cagliari, 3 in Coppa Italia con il Cagliari, quindi un totale di 13 partite con una sola ammonizione. 295 minuti fatti e 172 minuti fatti. A me sembrano un po' pochine. Sembrano un po' pochi minuti per 10 partite. Questo che vuol dire? Che tolta, se non erro, la prima partita, quella contro il Sassuolo, la prima partita della scorsa stagione, raramente, e ribadisco raramente, Trivaldelli credo sia stato utilizzato dall'inizio. Complice come nemmeno Di Francesco effettivamente credesse in lui a questo punto. Come non lo ha fatto semplice. Un altro problema sovviene nel momento in cui tu vai a cedere Trivaldelli a un decimo di quello che tu l'hai pagato. O meglio, un decimo è la spesa certa. Perché Trivaldelli andrà alla SPAL, andrà in quel di Ferrara. Il Cagliari lo ha pagato, non so quanto effettivamente l'abbia pagato, 3 pippi mi pare, se non mi sbaglio, per
c'è stato lo scambio con Romagna, ma non ricordo se c'è stato un qualche indennizzo di qualche tipo. Allora, andiamo a vedere. Trifaldelli. Mi correggo perché questa informazione di 3 milioni l'avevo presa da un commento su YouTube, però sono andato a cercare, non riesco a trovare la notizia certa, però Trifaldelli rientrava nell'affare Romagna, questo me lo ricordavo, però non sapevo se c'era stato un indennizzo. Un indennizzo c'è stato, però dal Sassuolo al Cagliari, quindi è il Sassuolo che ha pagato il Cagliari, perché giustamente il valore di Romagna era nettamente superiore a quello di Trifaldelli, però non pensate che stiamo parlando di cifre astronomiche, per niente, perché stiamo parlando di 2 milioni. Quindi il Sassuolo ha dato al Cagliari 2 milioni e noi lo stiamo vendendo a 300 mila euro. Allora, il valore di mercato di Trifaldelli, intanto perdonatemi, ma c'ho il 22 mi punta addosso e mi fa aria agli occhi. Il valore di mercato di Trifaldelli è di 1 milione. 1 milione, intanto levo la suoneria. 1 milione. Tu lo stai vendendo sostanzialmente a un terzo del suo valore ad una società che, tra l'altro, economicamente in Serie B non è messa malvagia, cioè non è messa male, perché la Spal credo sia una, tolto il Monza che è fuori categoria, però la Spal credo che comunque economicamente sia messa bene per la Serie B, quindi un qualcosina di più lo poteva spendere. Non ti dico magari 1 milione intero, ma 750 mila euro secondo me li poteva spendere. Però no, facciamolo pagare 300 mila. 300 mila euro fissi, poi altri 300 mila euro in caso la Spal ottenga la promozione in Serie A. Quindi in totale sarebbero 600 mila euro. Non lo so, non lo so. Sono curioso di sapere voi cosa ne pensate di questa trattativa. Se ci avreste continuato a puntare su Trifaldelli o se ritenete che sia giusta la sua cessione. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video. Vi mando un bacione e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella, raga!